Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo video, che è un po' diverso dal solito, parlerò della differenza di Cristiano Ronaldo da CR7. E poi, giustamente, la domanda che vi fate è: ma scusa, perché non sono la stessa cosa CR7 e Ronaldo? Sì, tecnicamente sono la stessa persona, ma sono due cose separate. E per questo, questo video serve a spiegare proprio questo. Allora, cominciamo a dire che Cristiano Ronaldo, parlando del calciatore, nasce sportivamente nello Sporting Lisbona, vince solo una Supercoppa, dico solo perché vedendo poi i titoli che ha portato a casa il giocatore è veramente poco, e poi è andato al Manchester. Al Manchester probabilmente, grazie anche a Sir Alex Ferguson, esplode e riesce a fare il meglio, riesce a dare il meglio di sé a livello di esplosione proprio di calciatore. Sir Alex Ferguson lo fa giocare esterno e sembrava che quello effettivamente fosse il ruolo preferito da Cristiano Ronaldo. Effettivamente l'esterno sembrava proprio essere il ruolo che le calzava a pennello. Col Manchester vince una Champions, vince una caterbata dei titoli, tra cui anche poi personalmente pure il suo primo pallone d'oro e il suo FIFA World Player. Attenzione, perché il FIFA World Player of the Year è molto importante per che l'abbia vinto lì, perché poi non avrò più modo di vincerlo. Vincerà poi due FIFA The Best dopo, diventando l'unico calciatore ad aver vinto il pallone d'oro, FIFA World Player, e Best Europe e FIFA The Best. È l'unico attualmente. Tornando a quella stagione lì, Ronaldo esplode, il Real lo compra e tecnicamente sembrava veramente presentazione tanto di fanfara al Bernabeu, giustamente, perché fu il colpo dell'anno, uno dei colpi più importanti. E allora con quelle cifre fu battuto ogni record, poi frantumati dai vari Bale, Pogba, Neymar, Mbappé, eccetera eccetera eccetera. Però allora fu un record. Ronaldo, ancora lì si può parlare di Cristiano Ronaldo. La trasformazione avviene a Real Madrid nel corso degli anni. Ronaldo si trasforma, passa da calciatore a calciatore anche imprenditore, e da imprenditore fa addirittura, secondo me, ancora meglio di che da calciatore, e non era facile, nel senso che tutto quello che comincia a toccare Ronaldo diventa oro. Cominciamo a dire che Ronaldo, tra l'altro, a Madrid pian piano si trasforma, da esterno diventa punta, quindi continua a segnare, continua a far gol, continua a creare su di sé le attenzioni del mondo. Poi arriva la decima, che a Madrid aspettavano da un casino. Praticamente l'ultima Champions del Real era dal 2001 ed era la nona, la decima l'aspettavano veramente con insistenza. Pallone d'oro, eccetera eccetera eccetera, vari premi, tra cui, come ho detto, FIFA The Best, eccetera eccetera eccetera. Però ancora, nonostante la Champions, non possiamo dire che Cristiano Ronaldo era diventato CR7. CR7, per avere la completa padronanza del marketing, mancava una cosa, un logo. Avete presente Michael Jordan? Avete presente, no? Penso che chiunque conosca Michael Jordan. Se voi pensate a Michael Jordan, chiudete gli occhi e pensate a MJ, a Jordan, Michael Jordan. Numero, e tutti mi direte, 23, perché ha un minimo di conoscenza di pallacanestro, sa che Michael Jordan era il 23. Ma chiudete gli occhi, pensate a Michael Jordan giocare, la prima cosa che vi verrà in mente, e sono sicuro perché è impossibile dire il contrario, è quella posa con cui hanno fatto anche la linea di scarpe, eccetera eccetera, le Air Jordan, appunto, quella posa mentre lui andava a fare la schiacciata. Quella posa lì delle Air Jordan è la posa di Michael Jordan, è lo stemma di Michael Jordan. Ecco, CR7 mancava solo quello, ma è solo questione di tempo e lo trovo. Adesso Cristiano Ronaldo ce l'ha da 3 anni, 4 anni, quando di colpo gli viene l'idea di esultare aprendo le braccia così. Con quell'esultanza lì, anticipata spesso dalla piroetta, dicendo anche io sto a chi, scusate la pronuncia ma faccio schifo, lo portoghese e spagnolo non sono le mie lingue, dicevo appunto che io sto qua, piroetta, tac, lì c'è la trasformazione definitiva. CR7 prende il sopravvento, il marketing entra nella vita di Cristiano Ronaldo in maniera definitiva. A quel punto c'hai anche il brand di CR7, da lì
partono, già c'erano, ma impennano le vendite di vari merchandising, mutande, cioè underwear in generale, camicie, pantaloni, scarpe, tutto, tutto. Addirittura gli viene intitolato, a parte un museo personale a Funchal, ma nell'isola di Madeira, dove lui è nato, un museo con tutti i suoi trofei, ha un museo personale, questo fa già capire la qualità e la quantità di trofei che ha vinto. Ma soprattutto credo che la differenza che rende l'idea della grandezza del giocatore è che l'aeroporto di Madeira è intitolato a lui. Cioè, io non mi ricordo un giocatore a cui è stato intitolato un aeroporto da vivo, o perlomeno da vivo. Cioè, mi fa capire la grandezza di Cristiano Ronaldo, la grandezza a livello mediatico soprattutto. Quindi CR7 sicuramente è diventato un marchio che si è diventato enorme, e adesso è una cosa incredibile, perché ogni cosa che tocca diventa oro, è incredibile. Andate a vedere Instagram, Ronaldo è il re sportivo di Instagram, ma non è da adesso, lo è da tantissimo. È l'uomo che ha più foto nella top 20, il personaggio che ha più foto nella top 20 dei most click, maggior click su Instagram delle foto nei primi 20, c'è lui come maggior numero di foto. Aggiungiamo anche che la foto di presentazione con la maglia della Juve è diventata la prima foto per uno sportivo con maggiore mi piace su Instagram, ma la stessa foto è diventata la quinta foto più cliccata su Instagram. Quindi insomma stiamo parlando di numeri da capogiro, considerando che la foto è online da lunedì, siamo a giovedì, cioè capite in 4 giorni cosa ha fatto. Altro dato che vi fa pensare, la Juve, noi tutti lo sapete, noi youtuber, bene o male, io non mi reputo un grande youtuber, mi reputo molto piccolo come youtuber, una piccolissima realtà, tutti noi youtuber teniamo d'occhio anche le società, i movimenti eccetera. Se andate a vedere su YouTube la Juventus, questo a proposito, andate a vedere il video perché specificato questa cosa in un altro video. La Juventus in una settimana è passata da 750.000 iscritti, che non è assolutamente poco, ma è passata da 750.000 a superare il milione abbondantemente. Ora non so, obiettivamente adesso non ho guardato, ma guarderò, ma vi assicuro che è una crescita mostruosa. Senza contare che la scritta della Juventus con la scritta Cristiano allungata è diventata virale sui social, è diventata virale dappertutto, e se andate a vedere altre aziende famose come la Nintendo, qui c'è la foto di Super Mario per rendere un'idea, l'ha usata come font per il proprio marketing. Quindi vi fa capire veramente la capacità di questo ragazzo e della Juventus anche di cavalcare l'onda, imprenditoriale. Cristiano Ronaldo è l'affare del secolo, ma non è solo a livello di giocatore, che è già immenso, ma proprio a livello di marketing. Le magliette sono andate a ruba, la Juve ha già incassato quasi 60 milioni dalla vendita delle magliette, cose che sono assolutamente fuori da ogni logica, considerando che, ripeto, da lunedì che Ronaldo è alla Juve. Prima di lunedì non c'erano tanti, cioè prima di lunedì non c'era ancora stato il boom, no? Addirittura si parla di gente che riceverà la maglietta a ottobre, perché non c'è proprio, anche online ha chiesto e riceverà a ottobre. Pensate un po' quanta richiesta c'è, veramente incredibile l'impatto di Ronaldo verso tutto quello che tocca. Veramente questo ragazzo lo fa diventare oro. L'impennata ovviamente gioverà la Juventus, che tra diritti d'immagine, sponsor e cose guadagnerà sicuramente super. La Juventus ha fatto l'affare del secolo proprio per questo, perché non c'è mai stato un giocatore, nonostante Pelé, nonostante Maradona, nonostante Platini, nonostante Zidane, nonostante metteteci Ronaldo, Luis Cesaro da lì, ma metteteci chi volete, non ce n'è stato nessun giocatore, e probabilmente per un bel po' non ci sarà, in grado di spostare tutto il mercato mondiale del merchandising sportivo come CR7, non Ronaldo, CR7.